Nel 1978, nel dicembre proprio di quest'anno, che sta terminando, si è celebrato l'anniversario, il trentennale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ebbene, io senza compiere alcuna interferenza e credo di non cadere in questa colpa, se affermo con molta fermezza che noi io dobbiamo protestare, perché in molti stati, in troppi stati, in troppe nazioni, vi sono ancora uomini che soffrono in carcere, che vengono torturati, che sono perseguitati perché osano dissentire da coloro che detengono il potere. Nessuna interferenza da parte mia, ma un diritto di protestare in difesa di questi uomini che intendono valersi della loro volere e la loro libertà di cittadini. Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché italiani e italiane che mi ascoltate, quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà e soffre in carcere perché vuole essere un uomo libero, io sono al fianco di quest'uomo con la mia solidarietà di cittadino del mondo.